Buonasera a tutti, siamo di nuovo in quello che sta diventando un quasi puntuale mensile appuntamento dell'IPP in forma di seminario web. E oggi ci occuperemo di un tema, diciamo, non di immediato impatto nel campo. Cercheremo un po' di vedere cosa c'è dietro le quinte e anche aprire il respiro in una visione più internazionale della fitopatologia, sia per quanto riguarda dove si formano le nuove tecnologie, cioè la ricerca, e sia per quanto riguarda poi invece lo spigoloso problema anche dell'armonizzazione di norme e di procedure nel settore fitosanitario. Lo faremo grazie alla disponibilità di relatori che lavorano per Eufresco e lavorano per EPPO, che sono due associazioni, o meglio due organismi europei. Poi, diciamo, la presentazione immagino ce la faranno in maniera più dettagliata loro. E quindi io passerei rapidamente la parola al professor Romanazzi, presidente dell'IPP, per un rapido saluto, e poi entriamo nel vivo della giornata, del seminario. Successivamente prego professor Romanazzi, poi giusto una puntualizzazione di servizio e poi possiamo partire. Io saluto i relatori che hanno cortesemente contribuito a condividere le loro esperienze con noi e tutti i numerosi partecipanti che, diciamo, sono interessati a quello che i relatori diranno, insieme al dottor Masci del Ministero, che è un punto di contatto, diciamo, nazionale per questo panorama che ci circonda e ci coinvolge, nel quale siamo, diciamo, parte attiva in una serie di ambiti e quindi fare il punto della situazione su aspetti relativi alla ricerca o relativi agli standard credo possa essere, diciamo, di interesse. La buona partecipazione che vediamo sicuramente questo, diciamo, lo testimonia. Ringrazio anche il dottor Riccioni del CREA che ci ha dato una mano nell'organizzazione di questo webinar. L'IPP sapete, insomma, che porta avanti una serie di iniziative nella divulgazione, ma anche nella promozione, soprattutto dei giovani. E quindi abbiamo in campo proprio adesso. Si è chiuso da poco un premio per il dottorato di ricerca, quindi avremo due vincitori magari nei prossimi mesi e sentiremo delle innovazioni nella protezione delle piante dal punto di vista della ricerca, aspetto che poi sarà trattato, diciamo, a livello comunitario dal dottor Baldissera, ma stiamo pensando anche a delle altre iniziative su come i giovani magari parlano della protezione delle piante, magari anche ad altri giovani, e quindi qualcosa per cui i soci saranno prontamente informati. Quindi ringraziando ancora chi condivide queste esperienze con noi tutti, ripasso la parola al dottor Arturo Caponero, che è referente per la comunicazione dell'IPP. E buon proseguimento di webinar. Grazie, io passerei subito la parola al dottor Masci del MIPAF per concludere questa prima fase dei saluti e entrare poi nel merito delle relazioni. Prego, dottor Masci. Sì, grazie dottor Caponero. Ringrazio anche il professor Romanazzi per l'invito, anche perché i temi di questa giornata, che siccome ha premesso, non sono proprio, diciamo, il core business dell'IPP, comunque rivestono un'importanza rilevante per il settore fitosanitario. E sono anche dei temi a me piuttosto vicini, perché nella mia doppia vita al Ministero sono stato in passato coinvolto direttamente proprio in Eufresco quando mi occupavo di finanziamenti per la ricerca in agricoltura e poi successivamente proprio mi sono occupato di ricerca transnazionale impattando proprio sulle tematiche che erano di Eufresco quando ancora era un ERANET. Le ERANET erano delle azioni supportate e promosse dalla Commissione europea per il coordinamento della ricerca in vari ambiti. In questo caso chiaramente si parlava di coordinamento della ricerca fitosanitaria. E durante, diciamo, il periodo in cui Eufresco ha vissuto questa
vita come azione coordinata e supportata dall'Unione Europea, l'Italia, attraverso il Ministero, è stata anche molto partecipe delle attività e si è anche fatta parte diligente nel finanziamento di diverse iniziative di ricerca. Oggi, in Eofresco, il Ministero e il CREA sono tuttora partner, però diciamo che a causa della costante riduzione dei finanziamenti per quanto riguarda la ricerca, la partecipazione ormai più che altro limitata a un discorso in kind, quindi con diciamo, le ore lavoro delle persone che si uniscono ai progetti. Ciò non di meno, riteniamo importante essere all'interno delle attività di Eufresco perché, come dire, il panorama europeo ed internazionale chiaramente sono un valore aggiunto che non può, diciamo, andare disperso dopo tanti anni durante i quali siamo stati all'interno di Eufresco. Eufresco, chiaramente non voglio dilungarmi su ciò che è, perché poi la presenza del coordinatore qui farà in modo che potrà illustrare molto più in dettaglio di che cosa si tratta. È un network che oggi si autosostenta e vede la partecipazione di istituzioni di ricerca e paesi europei, ma recentemente ha anche ampliato i propri orizzonti ed è uscita dai confini continentali per incorporare anche paesi e istituzioni extraeuropei. Eufresco poi rappresenta anche un ponte con quella che è, diciamo, l'istituzione cardine, che è l'EPPO, in quanto le attività di Eufresco adesso si svolgono sotto, diciamo, l'egida dell'EPPO, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni alla platea, che chiaramente è più che conscia di quello che l'EPPO rappresenta. Oggi poi l'EPPO verrà rappresentata dal dottor Lucchesi, che entrerà nel merito di quelli che sono gli standard tecnici, perché chiaramente l'EPPO, tra le sue varie attività, annovera anche quello di definire standard tecnici che riguardano principalmente prodotti fitosanitari, quarantena vegetale e metodologie analitiche per quanto riguarda l'individuazione degli organismi nocivi. E, però chiaramente appunto non voglio togliere tempo alle esposizioni dei relatori e quindi nel ringraziare tutti per la presenza e nel porgere i miei saluti do la parola nuovamente al dottor Caponero per la prosecuzione dell'attività. Grazie. Grazie dottor Masci perché mi ha agevolato il compito perché ha riassunto molto bene un po' quello che le due istituzioni fanno e che ci spiegheranno più nel dettaglio i rappresentanti delle due istituzioni. Per cui io passo direttamente a fare giusto una comunicazione di servizio. E, come sapete, è possibile richiedere un attestato di partecipazione. L'attestato può essere, diciamo, per l'uso che ritenete di farne o per l'accreditamento dei crediti formativi. E non scriveteci nient'altro perché vi metteremo in chat il link di un modello dove poter compilare i campi necessari per l'attestato e quindi sarà più semplice per voi e per noi darvi questo attestato che vi verrà spedito sulla posta elettronica. È importante ovviamente che nella compilazione del format che vi andremo a fornire inseriate esattamente il vostro nome e cognome e lo abbiniate all'indirizzo email a cui volete che vi venga spedito. E detto questo, io passerei subito nel vivo della relazione in modo da lasciare anche dello spazio opportuno a un eventuale dibattito, per cui inviterei il dottor Baldissera, coordinatore Eufresco, a relazionare. Prego. Grazie mille. Potete vedere le mie slide? Sì, le vediamo bene. Perfetto. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Romanazzi per l'opportunità di presentare Eufresco a questo pubblico di esperti italiani. Brevemente, la mia presentazione cercherà di convincervi dell'importanza di avere una piattaforma per promuovere la ricerca collaborativa sulla salute delle piante. Allora,
Sul sito dell'Associazione Italiana della Protezione delle Piante, è scritto: non passa un giorno senza che nuovi parassiti occupino altri spazi, creando difficoltà e danni incalcolabili per l'agricoltura. Ovviamente questa, frase, ha delle, basi, scientifiche, come potete vedere, nei due grafici riportati in questa diapositiva. Il numero di segnalazioni di artropodi alieni in Europa è aumentato esponenzialmente negli ultimi 40-50 anni, così come la loro diffusione. E quindi, al di là di questi dati, che dobbiamo considerare un contesto che è sempre più complesso. Innanzitutto, il cambiamento climatico che crea condizioni che favoriscono il movimento dei parassiti verso nuove aree, contribuiscono anche alla stabilizzazione di popolazione in nuove aree e permettono lo sviluppo di popolazioni più numerose, perché per esempio possono esserci più generazioni. Un altro driver rappresentato dal commercio globale dei prodotti vegetali, che aumenta le opportunità di introdurre organismi nocivi perché elimina quelle barriere spazio-temporali che rappresentano un freno naturale alla loro migrazione. D'altra parte, il commercio rappresenta anche un'opportunità per lo sviluppo economico dei paesi ed è visto da molti come una soluzione al bisogno di nutrire una popolazione mondiale di oltre 9 miliardi di abitanti nel 2050. Per rendere la cosa ancora più complicata, la società è sempre più attenta all'impatto ambientale e la filiera agroalimentare ha richieste sempre più esigenti dal punto di vista qualitativo, che significa che cerchiamo sempre più di prevenire piuttosto che curare, perché la cura è sempre più dolorosa. E quando si deve curare, si cerca di favorire delle metodologie che salvaguardino l'ambiente. E infine, le organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, che sono quelle organizzazioni che nei vari paesi proteggono il territorio nazionale dalle incursioni di organismi di quarantina, ma anche allo sviluppo da qualche tempo soffrono della mancanza di risorse umane e finanziarie. Quindi, prendendo insieme tutti questi fatti, la ricerca rappresenta lo strumento che non solo permette di trovare soluzioni a questi problemi che sono molto complessi, ma rappresenta anche uno strumento per legare insieme, per permettere ai vari utilizzatori della ricerca di comunicare. E la ricerca è ovviamente quello strumento che permetterà di rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile come indicati dalle Nazioni Unite. Allora, per quanto riguarda il panorama della ricerca europea, la ricerca europea soffre di una frammentazione amministrativa legata alla frammentazione politica. L'85% della ricerca è programmata, finanziata e valutata a livello nazionale. E questo significa che le risorse non sono usate efficientemente, ci sono procedure amministrative e legali differenti che causano barriere alla collaborazione.
Se siete interessati a conoscere meglio l'importanza dell'attività di ricerca nazionali, vi invito a leggere l'articolo The Gold Mine of Nationally Funded Projects. Dal 2006 io fresco cerca di riunire sotto un solo tetto i vari utilizzatori della ricerca. Questi sono le autorità di regolamentazione, i finanziatori della ricerca nazionali, regionali e internazionali, ma anche gli scienziati, ricercatori di laboratori ufficiali, degli istituti di ricerca accademici e di società private. Amo dire che IUFRESCO è un forum sulla ricerca sulla salute delle piante. Non solo perché sono cresciuto in Sabina, che è una terra di imperatori, ma anche perché il forum dà l'idea di quello che stiamo cercando di costruire con IUFRESCO. IUFRESCO è un posto dove l'informazione sulle attività di ricerca più recenti può essere trovato. È un posto dove poter discutere argomenti di ricerca ed è un posto dove poter iniziare le collaborazioni. Come ha spiegato il dottor Masci recentemente, Eufresco è iniziato nel 2006 e fino al 2014 era un progetto ERANET finanziato quindi dalla Commissione europea. Potete vedere in questa diapositiva lo sviluppo del network in termini di copertura geografica. Ovviamente la risposta che IUFRESCO dà ai vari problemi di frammentazione della ricerca è di interesse non solo per i paesi europei, ma va al di là dell'Europa, motivo per cui oggi IUFRESCO è un network internazionale di una settantina di organizzazioni da più di 50 paesi in 5 continenti. Eufresco è responsabile di una serie di attività, la più importante delle quali è la coordinazione e la collaborazione della ricerca. Più di 100 progetti di ricerca sono stati iniziati via Eufresco dal 2008. Potete trovare nel link che vedete su questa diapositiva la lista dei progetti con i rapporti. Vorrei spiegare in due parole che cosa si intende con ricerca Neofresco. Allora, innanzitutto, Neofresco si focalizza su organismi di quarantena o emergenti. I progetti sono progetti applicati che rispondono a problematiche specifiche. I progetti non sono destinati a produrre innovazioni rivoluzionarie, ma piuttosto a produrre conoscenze e strumenti in appoggio alle attività di regolamentazione, attività che coprono, per esempio, la biologia, l'epidemiologia, la caratterizzazione genetica, lo sviluppo e la validazione di test diagnostici, lo sviluppo e la validazione di strumenti di sorveglianza e monitoraggio, lo sviluppo e la validazione di metodi per il controllo, eccetera. Vorrei ora dare qualche esempio del contributo di progetti UFRESCO a diversi settori. Allora, innanzitutto i progetti UFRESCO permettono di appoggiare la regolamentazione nazionale e internazionale. Un esempio è rappresentato dal progetto di Application of Next Generation Sequencing Technology for the Detection and Diagnosis of Non-Culturable Organisms, Viruses and Viroids. Questo progetto ha prodotto delle conoscenze che hanno permesso l'armonizzazione di pratiche riguardanti l'utilizzo dell'high-throughput sequencing come strumento di diagnostico, ma al di là di ciò,
Il progetto ha anche permesso l'organizzazione di sessione a livello istituzionale, Commission Phytosanitary Measure 13, e lo sviluppo di raccomandazioni della CPM. Un altro esempio di progetto che appoggia la regolamentazione nazionale è rappresentato dal progetto Phytosanitary Risk of Newly Introduced Crops, proposto dal Belgio, o il progetto Spodoptera frugiperda Spreading Establishment Damaging Potential Control Measure for the EU. In entrambi i casi quello che si cerca di fare è mappare conoscenza esistente, differenti paesi, scambiare informazione e usare questa informazione per lo sviluppo di regolamentazioni nazionali e internazionali, ma anche di misure utili sul terreno. In generale, tutti i progetti UFRESCO producono delle raccomandazioni che sono pubblicizzate attraverso vari canali, inclusi il reporting service della EPPO. I risultati dei progetti UFRESCO sono anche usati per preparare o aggiornare dei protocolli diagnostici. Vedete in questa diapositiva alcuni progetti, per esempio recentemente un protocollo diagnostico su Candidatus liberibacter africanus asiaticus americanus. È stato aggiornato grazie ai dati ottenuti nell'ambito di un progetto UFRESCO e attualmente c'è lo sviluppo di uno standard per la diagnosi dei begomovirus che è in preparazione anche lì grazie allo sviluppo di dati prodotti in un progetto UFRESCO. Se siete interessati a conoscere un po' meglio i dettagli di come le attività di ricerca possono appoggiare l'attività normativa, vi suggerisco di leggere l'articolo From Transnational Research Collaboration to Regional Standards, pubblicato un paio d'anni fa. UFRESCO offre anche la possibilità alle autorità di regolamentazione e agli NPPO di influenzare i programmi dei finanziatori della ricerca. Tra progetti iniziati recentemente ci sono il progetto System for Awareness, Early Detection and Notification of Organisms Harmful to Plants, suggerito, iniziato dall'NPPO belga. L'idea qui è di fare una mappatura dei sistemi di notificazioni di organismi, sistemi ufficiali, ma anche sistemi meno ufficiali. E cercare il modo di legare insieme questi diversi sistemi in modo da creare una rete che sia più capillare, al fine di coinvolgere tutti gli occhi, diciamo così, che si trovano sul territorio nazionale. Un altro esempio è rappresentato dal progetto Sampling and Analysis of Asymptomatic Citrus Fruits and Leaf Litter to Detect the Infection of Philostitica citricarpa. Questo progetto è stato proposto durante un workshop organizzato dall'European Food Safety Authority come una risposta ad un problema europeo legato all'importo di, all'importazione di prodotti, di frutti da paesi al di fuori della Commissione europea. Progetti UFRESCO hanno permesso di continuare e completare attività di ricerca iniziate nell'ambito di altri progetti, per esempio il progetto QBOL che si focalizzava sull'utilizzo di codice barra DNA barcoding per l'identificazione di organismi, o il progetto Q-Collect che si focalizza su delle collezioni. Quindi questi progetti erano due progetti europei che avevano dimostrato un certo numero di cose, ma che avevano bisogno di essere
continuati per poter veramente arrivare a quel livello di conoscenza utile per un'utilizzazione pratica. I progetti UFRESCO permettono anche di complementare progetti di ricerca, per esempio il progetto UFRESCO Promode, che ha complementato le attività di ricerca dei progetti X Factors e Ponte sulla Xylella fastidiosa, o il progetto Plant Health Bioinformatic Networks, che è una continuazione di un progetto europeo Cost Action Divas sul ancora una volta high-throughput sequencing e il bisogno di conoscenze bioinformatiche per analizzare i dati provenienti dall'HTS. I progetti UFRESCO rappresentano anche una prova di concetto per poter iniziare progetti più ambiziosi. I progetti UFRESCO rappresentano anche un'opportunità per produrre raccomandazioni per i finanziatori della ricerca, un esempio rappresentato dal progetto di Application of Remote Sensing in Plant Health. I risultati di questo progetto sono stati presentati in un colloquio scientifico dove erano presenti i finanziatori della ricerca europei, ma anche i rappresentanti delle National Plant Protection Organizations, e questo colloquio ha attirato l'interesse della European Space Agency e di EURISI, che è un'associazione legata all'ESA, ma anche a tutti quei ministeri che si occupano di ricerca spaziale, e in seguito a questo colloquio un policy brief è stato pubblicato congiuntamente da EURISI e UFRESCO sul fostering the use of satellite remote sensing to support plant health surveillance activities. Vorrei ora presentare rapidamente le diverse modalità di partecipazione ai progetti UFRESCO. Amo dire che UFRESCO è un servizio à la carte, nel senso che i ricercatori che partecipano ai progetti possono usare i progetti un po' come vogliono, adattando quindi la loro partecipazione in base alle strategie, ai bisogni e alle risorse delle organizzazioni interessate. Allora, un esempio è il progetto DNA Barcoding From Theory to Practice. L'idea di questo progetto era di aumentare le conoscenze sull'utilizzo del DNA barcoding come strumento per l'identificazione di organismi. E il progetto è stato coordinato dal Canada e dall'Olanda, che sono leader nel campo del DNA barcoding, e una serie di corsi e proficiency test sono stati organizzati, a cui hanno partecipato esperti da numerosi paesi da un po' tutto il mondo. E questi esperti ora stanno cercando di applicare la metodologia nei loro paesi. Se siete interessati al DNA barcoding, ci sono dei video tutorials che sono stati prodotti e che sono disponibili su YouTube. Un'altra strategia è quello di far lavorare altre organizzazioni su un problema di interesse comune. Un membro può proporre un topic per il quale altre organizzazioni impegnano fondi e risorse. Un esempio è il topic Elimination of Xylella fastidiosa in planting material using hot water steam treatment. L'idea qui era proposta dall'Australia. L'Australia voleva validare dei protocolli appunto basati sul hot water steam treatment, trattamento con l'acqua calda e con il vapore, su delle piante sane. Una volta validati questi protocolli sulle piante sane,
i protocolli sarebbero stati spediti in quei paesi, in particolare Italia e Stati Uniti, in cui la xylella fastidiosa è presente, in modo da poter testare questi protocolli su piante malate, e l'informazione poi sarebbe stata rispedita al destinatario, quindi all'Australia. Ovviamente il vantaggio in un progetto di questo tipo è che l'Australia non ha bisogno di fare esperimenti su piante malate, quindi usare infrastrutture che sono costose, ma può utilizzare appunto del materiale, in questo caso, disponibile in altri paesi. Un terzo modo di partecipazione ai progetti UFRESCO è la collaborazione vera e propria, in cui i partner di ricerca condividono risorse, conoscenze, esperienza, responsabilità, materiale e infrastrutture e lavorano su un problema comune. Ci sono molti esempi di questo tipo di collaborazione. Uno è per esempio il progetto Ceratitis Capitata, Better Knowledge for Better Risk Management. Il progetto è coordinato dal Portogallo ed è finito recentemente. L'idea qui era di riunire un certo numero di paesi in cui Ceratitis Capitata è presente al fine di valutare la situazione in questi vari paesi e permettere lo scambio di informazioni come le segnalazioni, le ospiti, le modalità di svernamento, i dati climatici, ma anche lo scambio di informazioni su trappole e sull'efficacia delle trappole. Questo ha permesso di sviluppare dei modelli predittivi e dei sistemi di aiuto alla decisione. Progetti UFRESCO possono essere utilizzati per organizzare dei ring test con un vantaggio rispetto al semplice approccio nazionale. E ci sono qui una serie di progetti in cui ring test sono stati organizzati su test diagnostici su Acidovorax citrulli, coordinato per esempio dall'Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Emilio Stefani, il progetto sulla xylella fastidiosa, coordinato anche in questo caso da un'italiana, Maria Saponari, del CNR di Bari, test performance study organizzato sui test diagnostici per i Begomovirus, in questo caso coordinato dall'ANSES in Francia. Progetti UFRESCO possono anche essere utilizzati per lo sviluppo di test diagnostici o per lo sviluppo di strategie di controllo, che si tratti per esempio di integrated pest management, di metodi per la disinfezione come quest'ultimo esempio, il progetto Basic Substances as an Environmentally Friendly Alternative to Synthetic Pesticides for Plant Protection, un progetto che comincerà a breve e coordinato con mano di ferro dal professor Romanazzi. I progetti UFRESCO sono anche utili per iniziare o consolidare dei network. Esempi di network che sono iniziati grazie a UFRESCO sono il network International Plant Sentinel o anche il network for Plant Health Bioinformatics. Qui l'idea è veramente di permettere a network tematici e a scienziati di diversi paesi con un comune interesse di lavorare insieme. E vorrei finire con questa diapositiva e dire che l'importanza della collaborazione nell'ambito della ricerca, ma più in generale sulla salute delle piante, è qualcosa che sentito sempre più forte. E l'esempio ne sono due pubblicazioni che vedete in questa diapositiva.
una pubblicata su Science nel 2019, una pubblicata su Nature Plants nel 2020. Quindi queste pubblicazioni dimostrano l'interesse della comunità accademica, ma al di là dell'interesse della comunità accademica c'è un interesse politico, ed infatti queste due tematiche, Strengthening Pest Outbreak Alert and Response Systems e Global Phytosanitary Research Coordination, sono due degli obiettivi strategici del programma di lavoro dell'International Plant Protection Convention per il 2020-2030. Quindi nei prossimi 10 anni a livello internazionale si cercherà, parlo per quello che riguarda la ricerca fitosanitaria, di sviluppare un network globale. E vi ringrazio per la vostra attenzione e sono a disposizione per ogni domanda. Grazie mille. Arturo, attiva il microfono. Sì, grazie, dicevo, per questa relazione. In chat ho invitato chi vuole in qualche modo intervenire e porre qualche domanda prima di passare alla seconda relazione. A me è arrivato qualcosa, io quindi ne avrei subito uno, ed era una domanda che riguardava il peso dell'Unione Europea nel coordinamento dell'organizzazione e nella individuazione delle linee di ricerca da supportare. E l'altro era qualche indicazione sui canali di finanziamento. Allora, le attività di ricerca EUFRESCO coprono un po' una nicchia, e questa è stata una scelta strategica. Allora, sappiamo che per tutti i progetti di ricerca fondamentale la Commissione europea è sicuramente l'organizzazione che motrice in Europa e anche al di là dell'Europa. Però le autorità fitosanitarie si sono rese conto che progetti di ricerca ambiziosi molto spesso rimangono in una fase che è teorica, che è un po' lontana dai bisogni del campo, motivo per cui EUFRESCO si specializza su dei progetti che sono molto pratici. Quindi, come dicevo nella mia presentazione, c'è veramente uno scambio tra le attività dei progetti europei e le attività dei progetti EUFRESCO. EUFRESCO è anche stato identificato dai COPS, che sono i capi dei servizi fitosanitari dei paesi della Commissione dell'Unione Europea, come una piattaforma per l'identificazione di topic di ricerca da poter poi sviluppare nell'ambito dei vari programmi quadro della Commissione europea. E in passato EUFRESCO ha in effetti suggerito dei topic di ricerca alla Commissione europea. Per quanto riguarda i canali di finanziamento, questi sono tanto vari quanto sono i paesi membri di EUFRESCO. Di maniera generale, EUFRESCO funziona con dei finanziamenti nazionali. Quindi i ricercatori interessati devono bussare alla porta dei vari finanziatori nazionali. La partecipazione nei progetti EUFRESCO può avere varie forme, allora con dei fondi ad hoc, quindi nel caso in cui il finanziatore nazionale propone dei fondi al ricercatore interessato a partecipare,
o tramite l'allineamento di attività di ricerca che sono state finanziate con fondi di ricerca dati precedentemente, o con attività in kind, quindi come spiegava il dottor Masci all'inizio del webinar, con il tempo e le risorse disponibili ai laboratori interessati. D'accordo, grazie. Non ci sono altre sollecitazioni, ma potremo anche riprenderlo magari più tardi nella fase di discussione, per cui invito chi ha bisogno di un attestato a cliccare sul link che sta in chat, perché così potrà accedere al modulo e potrà compilarlo. E come pure chi desidera in qualche modo intervenire con suggestioni, con domande, può farlo scrivendomi direttamente in chat oppure condividendolo con chi è collegato, mettendo per tutti in chat. Quindi, dopo aver approfondito dei temi sulla ricerca nella fitopatologia in generale, adesso ho il dottor Lucchesi, responsabile scientifico della European Plant Protection Organization, ci illustrerà le attività di questo importante ente e per quanto riguarda soprattutto gli aspetti legati all'armonizzazione. Prego, dottor Lucchesi. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto mi unisco a Baldissera nel ringraziare il dottor Manazzi per questo invito, per questa possibilità. Quindi condivido lo schermo. E vi pregherei di confermarmi che vedete arrivando il mio schermo. Adesso ci stanno le modalità presentazione. Perfetto. Ecco, grazie. Allora, dunque, come è stato anticipato, allora quello che è il punto della mia presentazione è una presentazione su quelle che sono le attività dell'Organizzazione Europea Mediterranea per la Protezione delle Piante, nota come EPPO, ma si può usare anche l'acronimo, diciamo, che funziona nelle lingue latine, che è OEPP, con un focus sugli aspetti di armonizzazione internazionale sulle norme dei prodotti fitosanitari. In particolare, appunto, all'interno dei prodotti fitosanitari, il focus sarà sull'efficacia, come spiegherò. Dunque, prima permettetemi una qualche parola su cosa siamo, insomma, che cos'è l'Organizzazione Europea Mediterranea per la Protezione delle Piante. È un'organizzazione intergovernativa. Scusate, volevo togliere una cosa. Ecco il video perché appesantisce la linea. Ok, è un'organizzazione intergovernativa, in pratica insomma, sono i governi stessi che ci finanziano. È stata creata ormai da svariati anni fa, nel 1951, da 15 paesi. Abbiamo una convenzione EPPO, che è disponibile sul nostro sito. Nel frattempo i paesi sono diventati molto più numerosi dai 15 che hanno cominciato questa avventura e sono oggigiorno 52. Questi 52 paesi includono i 27 membri dell'Unione Europea, quindi un concetto diciamo chiave da sottolineare è quello che noi non siamo un'Unione Europea, ma siamo ben più larghi. Includiamo i paesi dell'ex Unione Sovietica, la Russia, ma anche diversi paesi dell'ambito mediterraneo, quale il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, anche Israele e Giordania, solo per citarne alcuni. Dunque, in una parola, cioè in una frase, quello che è il nostro scopo del nostro lavoro è la cooperazione internazionale nel campo della salute delle piante. Le nostre attività si dividono in due grossi poli o aree di attività.
Una è quella che tradizionalmente chiamiamo della quarantena delle piante, che più tecnicamente preferiamo chiamare area dei regolamenti fitosanitari, e l'altra è quella dei prodotti fitosanitari, sulla quale mi dilungherò un pochino di più. L'EPO, come un po' insomma, si è capito anche dal precedente intervento, lavora per e con quelle che noi chiamiamo le Organizzazioni Nazionali per la Protezione delle Piante, con l'acronimo inglese NPPO, e le National Plant Protection Organizations. Non ho più il controllo dello schermo, vedo delle scritte sul... è normale? No, non lo è, c'è qualcuno che sta sottolineando questo schermo. Evidentemente va disabilitato e invito chi sta in regia a disabilitare questo tipo di funzioni. Riesce a utilizzarlo lo schermo? Ancora no. Altrimenti provi a uscire e ricondividere lo schermo. Il bello della diretta. Cattiva notizia, non riesco nemmeno a uscire, come fosse bloccato. Eccoci, eccoci. Oh, perfetto, funziona. Perfetto. Allora, l'EPPO lavora con esperti che si riuniscono in quelli che noi chiamiamo dei panel. Anche in questo caso i panel si dividono in due grossi gruppi che corrispondono a due aree di cui si parlava prima. Per quanto riguarda l'area dei regolamenti fitosanitari, i panel sono più numerosi. Devo dire, fra parentesi, che l'aspetto, diciamo, l'area dei regolamenti fitosanitari pesa molto di più nell'attività dell'EPPO rispetto a quella dei prodotti fitosanitari nella quale io lavoro. Quindi, insomma, giusto per darvi un'idea. Infatti i panel, come vedete, sono molto più numerosi. Abbiamo panel che si occupano delle questioni fitosanitarie globali, in pratica un panel di cui anch'io mi occupo, quindi su questo panel posso forse rispondere meglio a delle domande, mentre gli altri magari li conosco un pochino meno. Il primo panel di appunto, che ho nominato è quello che si occupa degli affari dell'IPPC, l'International Plant Protection Convention, nominata prima da Valdissera, e quindi l'EPPO lavora con l'IPPC. Cosa segreto dell'IPPC che ha sede a Roma su varie tematiche. In particolare dobbiamo fare attenzione che nei vari gruppi di lavoro dell'IPPC gli esperti europei ci siano nominati esperti validi a livello europeo. Vengono forniti dei commenti ai draft ISPMs, che sono gli International Standards for Phytosanitary Measures. Quello che facciamo è costruiamo una posizione comune per la zona europea. Quando dico europea, intendo zona EPPO, da condividere appunto con l'IPPC e varie altre questioni, diciamo, questo per quanto riguarda il primo panel che vedete nella lista. Abbiamo poi altri panel, quello sulle misure fitosanitarie, abbiamo un panel che si occupa di organismi nocivi forestali, abbiamo un panel sulle patate, ma direi che questo è un panel storico che esiste, che è focalizzato su una cultura, diciamo, non abbiamo altri panel su culture specifiche. Abbiamo il panel per le procedure di ispezione, abbiamo un panel su tutto quello che è comunicazione, come gestire il nostro sito web e altri aspetti. Abbiamo poi un'area molto importante, quello della diagnostica, nominata anche questa da Valdissera in vari momenti del suo intervento. Abbiamo un panel generale che si occupa di aspetti orizzontali, mentre poi abbiamo dei panel specifici per l'entomologia, per i nematodi, per i batteri, per i funghi e per la virologia. Abbiamo un panel sulle piante alloctone invasive e abbiamo un panel sugli agenti di controllo biologico. Per quanto riguarda invece i panel dei prodotti fitosanitari, che come ho già detto si focalizzano sull'aspetto dell'efficacia, abbiamo un panel che si occupa di aspetti orizzontali e norme generali, un panel sugli erbicidi, uno sugli insetticidi e fungicidi, combinati in un unico panel, un panel sulla resistenza ai prodotti fitosanitari e un panel sull'armonizzazione dei dati.
Dunque, chi sono gli esperti che partecipano al panel EPPO? Sono esperti che vengono nominati dai paesi membri, quindi l'organizzazione, il segretariato dell'EPPO non ha influenza, diciamo, su chi partecipa alle nostre riunioni, ma vengono nominati dai paesi membri. Non ho detto, ma insomma, penso lo sapete tutti, per l'Italia la National Plant Protection Organization è il Ministero dell'Agricoltura, il servizio fitosanitario. Devo dire, abbiamo una buona rappresentanza italiana in tutti i nostri paesi. Che ringrazio. Abbiamo con noi oggi online Mariangela Ciampitti, ho visto prima, insomma, che lei, insomma, conosce bene la nostra organizzazione, è membro, diciamo, di diversi nostri pannelli. Dunque, le nominazioni dei pannelli seguono una procedura, insomma, formale, su cui non mi dilungo, che comunque vengono validate a livello dei gruppi di lavoro e infine dal comitato esecutivo, che è l'organo direzionale dell'EPPO. Da sottolineare che gli esperti lavorano veramente in quanto esperti, in quanto con la loro conoscenza e non come rappresentanti del paese. Quindi l'aspetto, diciamo, politico è nei panel, è messo in secondo piano e viene data priorità, diciamo, agli aspetti di conoscenza in quanto esperti. Per informazioni, i costi delle riunioni non sono pagati, sono pagati, diciamo, dai paesi membri e gli esperti che partecipano ai panel, sono il loro lavoro è quello di aiutare l'EPPO e anzi essere responsabili in molti casi dello sviluppo proprio di scrivere in molti casi gli standard sotto una forma di volontariato, insomma, non retribuiamo tali esperti. Ah, apro una piccola parentesi, io uso la parola norma e standard in maniera, insomma, uso entrambi questi termini, ma insomma, intendo la stessa cosa, norma o standard. La frequenza delle riunioni dei panel varia, diciamo, normalmente annuale, ma abbiamo dei panel come quello sugli affari globali fitosanitari dell'IPPC che si riunisce 3 volte l'anno e altri che invece si riuniscono ogni 18 mesi. Il lavoro dei panel è gestito da 2 gruppi di lavoro, uso il termine inglese di working party, e abbiamo, come potete immaginare, 2 gruppi di lavoro che riflettono le 2 aree, quella sui prodotti fitosanitari e quella dei regolamenti fitosanitari. Chi partecipa nei working party sono anch'essi esperti nominati dai paesi e che sono esperti, diciamo che invece in questo caso partecipano in quanto rappresentanti del paese che riguardano le norme prodotte dai panel e le convalidano. Quindi, insomma, come è stato sottolineato, insomma, oggi in varie occasioni, l'EPPO, la principale sua funzione è quella di produrre standard. In inglese si usa il termine Standard Setting Organization. Le norme in pratica sono il risultato del lavoro intrapreso da vari organi tecnici dell'organizzazione, i panel, come ho appena spiegato, ma esistono anche quelle che chiamiamo gli Expert Working Group, dei gruppi di esperti, che hanno la caratteristica rispetto ai panel di avere un solo compito, una sola task precisa, che quando poi è finita, tali gruppi di esperti vengono, diciamo, conclusi, mentre i panel sono, diciamo, permanenti. Niente permanente, ma insomma, a lungo termine, diciamo, e poi gruppi di lavoro, come ho appena detto, di working party. Dunque, è molto importante da sottolineare che gli standard dell'EPPO sono delle raccomandazioni, cioè in pratica non hanno un valore giuridico, come possono essere regolamenti europei o altro, sono veramente delle raccomandazioni rivolte alle NPPO dei paesi dell'EPPO, che poi sta ai vari paesi di integrarli come a loro sembra meglio nelle legislazioni, se a loro sembra giusto fare. Gli standard dell'EPPO sono anche definiti degli standard regionali. E qui mi riferisco di nuovo a quella che è l'IPPC, la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, che produce quelli che ho già nominato prima, gli ASPMs, che invece sono standard globali, quindi gli standard dell'EPPO vengono definiti standard regionali. Di nuovo, gli standard dell'EPPO sono 2 grossi gruppi che riflettono ancora una volta le due aree di lavoro. Abbiamo la serie che noi chiamiamo PM, quella di standard sulle misure fitosanitarie, che ecco, a sua volta, di cui esistono varie serie, PM1, PM2, eccetera, che coprono, diciamo, vari aspetti. Giusto per citare degli esempi, ci sono quelle che sulle misure fitosanitarie generali, su quella che in inglese si chiama le National Regulatory Control Systems, che potremmo tradurre come sistemi di controllo regolamentari nazionali. Mi scuso se a volte la traduzione in italiano a volte non è precisissima. Insomma,
spero, mi scusiate, abbiamo delle norme che si occupano delle PRA, e abbiamo vari standard per la diagnostica, abbiamo standard per la certificazione fitosanitaria e quelli per il controllo biologico, giusto per citarne alcuni. PRA è la Pest Risk Analysis, insomma, non c'è bisogno di dirlo. E poi abbiamo i gruppi che si chiamano PP, in particolare PP1, su quale mi soffermerò in particolare, che sono quelli sui prodotti fitosanitari, cioè, ci tornerò nelle prossime slides. Dunque, velocissimo quello che è la procedura di approvazione degli standard nell'EPPO. Allora, in pratica, come abbiamo l'idea di sviluppare standard? Dunque, quest'idea può venire in vari modi, può venire dai membri dei panel o dei vari gruppi di esperti che ho citato, quindi panel, esperti, working groups, working parties e così via, o anche al council, perché no, al consiglio finale. O anche da esperti esterni. Una cosa, ecco, che non ho detto, ma che è importante sottolineare, è che i panel che si occupano dei prodotti fitosanitari, in questi panel ci sono anche dei rappresentanti dell'industria, attraverso l'ECPA, che è la European Crop Protection Association, che da poco ha cambiato nome, si è unita alla più nota Crop Life International. Che nominano esperti delle varie industrie fitosanitarie che partecipano ai nostri panel. Normalmente ce n'è uno per panel, ma a volte anche due. Ad esempio, nel caso dei fungicidi e insetticidi, che è un solo panel, abbiamo due esperti dell'industria, uno per i fungicidi e uno per gli insetticidi. Dunque, l'idea è quindi per suggerimenti per nuovi standard possono venire da questi esperti esterni dell'industria, oppure possiamo anche noi che lavoriamo al segretario dell'EPPO, possiamo accorgerci che c'è bisogno di una revisione, per il fatto magari c'è un nuovo regolamento che è uscito, poi ci sono pubblicazioni, quindi proponiamo ai panel di rivedere certi standard. E poi organizziamo dei workshops, ci tornerò in una delle slide finali. L'EPPO organizza anche dei workshops che sono aperti a tutti e che spesso danno idee e suggerimenti per nuovi standard o per revisioni di standard. Quindi la proposta, come ormai si è capito, viene discussa a livello dei panel, il risultato poi viene presentato al working party, che, come ho già detto, è l'organo tecnico che decide sul programma di lavoro dei panel. Dopo i panel, c'è un'altra fase molto importante che è quella della country consultation, cioè gli standard vengono inviati a tutti i paesi dell'EPPO per ricevere dei commenti con una deadline precisa. Il segretariato poi logicamente si occupa di compilarli, di ricontattare gli esperti per risolverli prima di essere presentati al gruppo di lavoro per validazione. Una volta validati dal gruppo di lavoro, diciamo, lo standard è normalmente finito, però formalmente deve essere poi validato dal comitato esecutivo e dal consiglio dell'EPPO, per poi essere pubblicati sull'EPPO Bulletin, come vedremo in una slide successiva. Dunque, qualche parola ora sugli standard che penso siano quelli che interessano particolarmente, che sono sui prodotti fitosanitari, sull'efficacia. In pratica, le norme dell'EPPO, che sono della serie PP1, descrivono in pratica come si svolgono le prove per l'efficacia, in quelle che chiamo col termine inglese di trials, effettuate per valutare appunto l'efficacia dei prodotti fitosanitari. Sono norme che sono indirizzate a tutte le istituzioni che hanno bisogno, diciamo le autorità ufficiali di registrazione, anche istituti pubblici, le imprese private che effettuano tali prove, eccetera, eccetera. In pratica, insomma, in altre parole, gli standard PP1 sono da una parte per chi fa le prove e dall'altra per chi valuta tali prove prima di dare l'autorizzazione al prodotto. È un programma veramente a lungo termine, sono già, direi, decine di anni che l'EPPO produce queste norme, ne abbiamo ben 223 oggigiorno, di cui 290 sono standard specifici e 33 sono standard generali. Riverrò su cosa sono queste due definizioni in una prossima slide.
Quello che è importante da sottolineare è che gli standard dell'EPPO, nonostante che abbia detto che non hanno un valore giuridico per sé, sono comunque un riferimento nella legislazione europea. Vengono citati in uno dei regolamenti europei, in particolare nel regolamento 284 del 2013 della Commissione, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento 1107-2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'emissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. In particolare, se andate alla sezione 6 sui dati sull'efficacia, nella sezione detta disciplinare per le prove, l'EPPO in questo caso appunto si usa l'acronimo che ho detto all'inizio, OEPP, è chiaramente citato, viene detto, leggo, dal regolamento, le prove vanno eseguite seguendo gli orientamenti specifici dell'OEPP, laddove possibile, o secondo orientamenti che soddisfano almeno i requisiti degli orientamenti OEPP corrispondenti. Questo è insomma un fatto importante da sottolineare. Come ho citato brevemente in precedenza, gli standard dell'EPPO PP1, come tutti gli altri standard dell'EPPO, sono pubblicati nel nostro bollettino, l'EPPO Bulletin, che è pubblicato dalla Wiley-Blackwell. Gli standard PP1 in genere escono nel numero di dicembre, a volte però, come quest'anno, escono in quello di aprile, però sono disponibili, diciamo, appena possibile, appena Wiley-Blackwell diciamo, lavora sul PDF, così li mettono subito online, quindi quella che chiamano online early view. No? Tutto questo per dire che subito dopo l'adozione del Consiglio, che in genere viene a settembre, gli standard poco dopo sono normalmente disponibili sul sito della Wiley-Blackwell. Il sito è quello citato nel link che vedete nella diapositiva. Dunque, un altro modo, forse ben più facile, per recuperare i nostri standard è quello nel PP1 database che è disponibile sul sito della EPPO. È un database in cui è molto facile, abbiamo anche dei motori di ricerca e strumenti del genere, insomma, per accedere al standard quando viene cercato. Purtroppo, devo dire, è un database che non è aperto gratis completamente, ci sono varie opzioni di pagamento, in particolare per gli standard specifici, spiegherò tra poco cosa sono, mentre lo dico sin d'ora, gli standard, quelli generali, quelli orizzontali, sono disponibili per tutti. Naturalmente per i membri dei panel, per le autorità, le MPP, naturalmente per quello creiamo degli accessi naturalmente diretti e gratuiti. Questa è una visualizzazione di come appare il database, come vi dicevo, ci sono varie finestre per poterli cercare agevolmente e così via. Dunque, le norme PP1, vi dicevo, si dividono in due gruppi, quelle generali e quelle specifiche. Allora, cosa sono quelle generali? Le norme generali sono quelle che coprono tutti gli aspetti generali della valutazione dell'efficacia e questi, diciamo, con la speranza di aiutare i paesi a capire e adempiere ai loro obblighi nella registrazione dei prodotti fitosanitari. Vi dicevo, ce ne sono decine di queste ge norme generali, quindi mi è difficile ora citarle tutte, ma insomma, prendo su tutti degli esempi. Ad esempio, ce n'è uno sulla quella che potremmo tradurre come progettazione, design in inglese, l'analisi delle prove, ce n'è una sulla conduzione, scusate, e il reporting, ce n'è uno sulla fitotossicità, uno sugli effetti sulle colture successive e su quelle adiacenti, c'è uno standard specifico sulla resistenza, l'analisi del rischio di resistenza, vari, se non sbaglio ce ne sono tre, sugli usi minori dei prodotti fitosanitari, abbiamo vari sulle condizioni climatiche, di cui alcuni dicete ci sarà una slide successiva e così via. Dunque, tutte le norme, come ho detto, tutte le norme generali sono liberamente disponibili nel nostro database. Non lo sono invece, mi ripeto, quelle specifiche. Le norme specifiche sono quelle che coprono un unico tipo di prodotto fitosanitario, fungicidi, bastericidi, insetticidi, acaricidi e così via, e un'unica, diciamo,
coltura o organismo nocivo. Per quanto riguarda fungicidi, insetticidi e rodenticidi, in genere questi standard si occupano, come dicevo, di un singolo gruppo di parassita o una singola coltura, ma in alcuni casi si occupano anche di gruppi di culture o gruppi di parassiti. Le norme sugli erbicidi, come si può facilmente immaginare, riguardano invece il controllo di tutte le erbacce e di una data coltura. Abbiamo poi norme sui regolatori di crescita che riguardano uno o più usi di questi prodotti su una coltura o su un gruppo di culture. Abbiamo poi un gruppo di norme che personalmente conosco un pochino meno, che sono quelle sugli effetti collaterali che riguardano la valutazione degli effetti dei prodotti su specie benefiche. Cosa presentiamo negli stand specifici? Questi standard forniscono, diciamo, dei dettagli, delle istruzioni per quanto riguarda le prove di campo, come ho già detto. Abbiamo delle indicazioni sulle condizioni sperimentali, gli organismi che devono essere testati, quali sono le condizioni della prova, qual è il design, qual è la disposizione, quello che è il layout della prova. Come va applicato il trattamento, cioè che tipo di trattamento, dei dettagli sul prodotto di riferimento, sulla frequenza di applicazione e così via. Ci sono istruzioni sulla modalità di valutazione, sul recording e su come misurare i vari parametri, quindi tipo di misurazioni, tempistica, frequenza, effetti sulle colture, eccetera, e anche come fare il rapporto dei risultati. Diciamo, gli standard specifici hanno un template, uno stampo, diciamo, abbastanza simile l'uno con l'altro, ma logicamente vanno poi adattati alle varie combinazioni pest crop. Mi sarebbe piaciuto citarvi vari standard specifici e il principio, diciamo, che volevo usare per citare alcuni esempi, mi sembrava uno dei meglio era quello di presentarvi quelli che sono i più recenti che abbiamo adottato, diciamo, giusto per presentarvi degli esempi. Ecco, come ho detto, ce n'è 234, quindi ce ne sono molti di più. Molto recentemente abbiamo adottato, credo nel 2019, questo era uno standard su Xanthomonas arboricola, Patovar pruni, sulla frutta nocciola, un nuovo standard, insieme a quello su Pseudomonas siringa, Patovar siringa, su frutta a nocciolo, e devo dire che abbiamo avuto un'ottima collaborazione con esperti italiani, esperti della, in questo caso erano della regione Emilia-Romagna, ci hanno aiutato appunto a compilare queste due norme. Recentemente, giusto un altro esempio, abbiamo uno standard su Aculops lycopersici, che è l'eriofide rugginoso del pomodoro, un altro sulla psillide degli agrumi, Triosa eritrea, un altro nuovo sulla cicalina e sulla vite. Gli standard poi vengono riveduti, come ho detto, e quindi abbiamo revisionato recentemente, diciamo, lo standard PP174 delle cocciniglie sugli agrumi. Questo nel 2000 abbiamo adottato lo standard su nematodi galligeni sulle radici, e ci sono due standard, uno è dedicato alle colture esterne e uno è dedicato agli ortaggi in condizioni protette, mi riferisco a nematodi delle specie appartenenti al melodicine. Una cosa vorrei sottolineare che sto notando nel nostro lavoro è quello, c'è l'interesse sempre maggiore per quelle che sono le tecniche e i prodotti, diciamo, a basso rischio, se così possiamo chiamarli. Un esempio è stato appunto che abbiamo adottato da poco un standard per come valutare l'efficacia delle tecniche di confisione sessuale delle epidotteri della vite. Mi correggo, sono due standard, in effetti uno è dedicato alle prove di campo e uno è dedicato invece a una prova di semicampo su una metodologia tedesca, in cui vi invito a consultare. Esempi di norme generali, abbiamo
revisionato da poco lo standard 264, di nuovo un esempio di prodotti, diciamo, a basso rischio, come definiamo noi, i feromoni. Lo standard si intitola Principi di progettazione delle prove e produzione di dati per i feromoni per la confusione sessuale. Mi auguro che la traduzione regga. Abbiamo lo standard 319, che è quello principi generali per la valutazione dell'efficacia dei prodotti fitosanitari con una modalità di azione come induttori della difesa delle piante. Dottor Manazzi mi ha detto che è praticamente interessato a questo standard, magari ci si può tornare dopo nella discussione, se le va bene. La revisione, abbiamo revisionato da poco lo standard per quello che si chiama il comparative assessment, una tecnica di valutazione che è richiesta alle industrie al momento dell'autorizzazione, la valutazione comparativa dei prodotti, che è stato revisionato in seguito a un workshop che è stato organizzato a Lisbona nel 2018. Un altro standard che ha preso molto tempo per poter elaborare, e anche questo in seguito a un workshop, è quello sull'espressione della dose dei prodotti fitosanitari. In particolare il workshop si focalizzava su come armonizzare l'espressione della dose per la valutazione zonale dei prodotti fitosanitari nelle colture ad alta crescita, di high growing crops. Questo è appunto un esempio di come a livello europeo a volte è veramente difficile capirsi anche fra vari paesi. Il fatto è, in particolare in questo caso, è stato notato che ogni paese tende ad esprimere in maniera diversa la dose dei prodotti fitosanitari per le colture ad alta crescita in maniera diversa. Quindi, quando un valutatore poi si ritrova a livello europeo a dover valutare tali prodotti, diciamo, diventa importante riuscire a capirci. Si spera quindi che i nostri standard, in particolare questo qui, il 239, aiuti in questo senso. Ecco, diciamo, ora ho finito la parte, diciamo, sugli standard e ora vorrei presentare quelle che sono delle attività in parallelo alla produzione delle standard che vengono effettuate dall'EPPO. Dunque, ho vagamente citato, giusto nella mia slide precedente, quella che si chiama la valutazione zonale. Come immagino molti di voi sapete, nel quadro dei regolamenti dell'Unione Europea, si cerca di mettere in pratica quello che si chiama il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, per poter fare quelle che forse un giorno potremmo definire delle autorizzazioni zonali. Quindi, diciamo, l'EPPO cerca di aiutare nell'elaborare quelli che sono i principi fondamentali e comuni per presentare i dossier zonali per la registrazione dei prodotti fitosanitari. In questo caso, certo, si riconosce che è una tematica molto Unione Europea e ho sottolineato sin dall'inizio che noi siamo l'EPPO, è una zona ben più ampia dell'Unione Europea, ma l'idea è che gli altri paesi possono comunque, i paesi, diciamo, non Unione Europea, possono comunque ispirarsi e trovare utile quelli che sono i principi di una valutazione zonale. L'EPPO ha sviluppato in particolare degli standard che presentano i vari dettagli tecnici da effettuare nel campo della valutazione zonale e, come potete immaginare, uno degli aspetti prioritari è quello che riguarda gli aspetti climatici, insomma, il fatto che i prodotti un'autorizzazione in un paese può essere più facilmente applicabile in maniera più o meno diretta in altri paesi che hanno climi e condizioni agronomiche comparabili. Quindi questo è un aspetto che il primo che è stato considerato, diciamo, dalla EPPO. Abbiamo ben due standard che si occupano appunto uno della guida su climi comparabili e uno a livello europeo, uno su climi comparabili più a livello globale. Abbiamo poi un altro standard che si occupa in generale dei principi della produzione e valutazione dei dati zonali. E questo standard è importante perché sulla base di questo standard l'EPPO produce anche dei documenti per i nostri paesi che sono degli esempi di valutazione zonale. Quindi non sono direi nemmeno raccomandazioni, sono veramente per dire come i paesi possono
possono, diciamo, come diciamo, scusate, i richiedenti, le industrie possono presentare certi tipi di dati e come i valutatori possono essere aiutati nelle interpretazioni di tali dati. Nel nostro sito della EPPO potete trovare questi esempi, come vedete sono divisi per prodotti, l'abbiamo per gli erbicidi, per i fungicidi, per gli insetticidi, per i regolatori di crescita, ne abbiamo uno, ad esempio, giusto per citare uno su Aperaspica 20, un altro sulle erbacce su mais o erbacce sulle colture successive. Per quanto riguarda i fungicidi, ne abbiamo una per Microsferella graminicola, una per Puccinia stritiformis, 21 inequalis e così via. Per gli insetticidi ne abbiamo invece uno per gli afidi, eccetera, eccetera. Un'altra attività di cui si occupa la EPPO è quella riguardante le tabelle di estrapolazione per i prodotti, per le colture, per gli usi minori. Anche in questo caso ci si riferisce a uno standard, che è lo standard EPPO PP1 257, dal titolo Efficacia e sicurezza delle colture per gli usi minori. E queste tabelle, di cui sono state sviluppate veramente molte, ce n'è 82, di cui 24 per erbicidi, 26 per fungicidi e 32 per insetticidi. Presentano appunto le varie possibilità di estrapolazione di dati sull'efficacia che vengono prodotti su certe culture che possono essere per certi organismi nocivi che possono potenzialmente essere usate per altre culture, in questo caso minori. Queste tabelle, non so se le conoscete, se le avete utilizzate, sono interessanti, ma devo dire un po' difficili da utilizzare, non sono molto user-friendly. Quindi, questa è una notizia che vi do. Stiamo cercando di trasformare queste tabelle in dei database. Sarà anche un'occasione appunto per ristudiare appunto possibilità su possibilità, di guardare la coerenza dei gruppi di culture e così via. È un progetto che stiamo sviluppando con MUCF, che è la Minor Users Coordination Facility, che è un'istituzione che è ospitata dalla EPPO. Insomma, qui si apre una vostra parentesi, ma insomma, non sta a me dilungarmi su questa facility. Un'altra attività che penso sia interessante per alcuni di voi è quella sulla resistenza. In particolare, stiamo sviluppando un database sui casi della resistenza con l'obiettivo di condividere le informazioni sui casi di resistenza ai prodotti fitosanitari. L'idea di inserire i casi, diciamo, pubblicati, quelli che potremmo definire come confermati, ma diciamo, l'aspetto che trovo particolarmente interessante è quello che, almeno la nostra ambizione, è quella di presentare anche i casi emergenti, quelli dove c'è una resistenza sospetta. Naturalmente sono casi che è difficile poi trovare una decisione sul fatto di pubblicarli o no. Naturalmente l'industria ci guarda con occhi ben attenti su questo aspetto. È veramente un'attività che stiamo cominciando. Vi dirò più, spero, in un'altra occasione. Per il momento abbiamo solo sviluppato un prototipo che è stato ormai in fase di convalidazione, ormai direi pronto. È uno strumento, diciamo, per ora solo per il gruppo degli esperti e solo gruppi di esperti hanno fornito i casi di resistenza, ma vi posso anticipare che a giugno al Working Party verrà proposto di aprire questo database a tutti i paesi dell'EPPO e anche proprio al pubblico in generale, quindi tutti potranno consultare questi dati, questi casi di resistenza. Un'altra attività è quella riguardante i codici EPPO. Credo che tutti voi conoscete i codici EPPO, diciamo quelli più classici, quelli tassonomici. E stiamo in particolare sviluppando adesso alcuni codici non tassonomici che servono per descrivere gli usi dei prodotti fitosanitari. In pratica, come potete immaginare, quando si tratta di dialogo a livello internazionale o nel caso della valutazione zonale, ma insomma anche non solo, a volte i paesi non si capiscono gli uni gli altri, anche per un concetto così semplice, ad esempio come cereali, il concetto di cos'è un cereale, cosa si intende per cereali, posso assicurare che non è così facile, sono state lunghe discussioni, quello che noi italiani riteniamo
facilmente capire cos'è un cereale, non è lo stesso che come visto da un finlandese o da un russo. E invece in questo lavoro tende proprio a facilitare questo lavoro. Abbiamo una categoria ora di gruppi di culture in cui ci sono i cereali, in cui c'è la lista delle specie che vengono considerate, insomma, speriamo di poter essere di aiuto in questo senso. È un lavoro che stiamo ancora sviluppando, è ancora in corso, vicino alla finalizzazione, stiamo rivedendo la norma che si occupa di questi, di questa classificazione, la norma 248. In questo caso vorrei citare una buona cooperazione che abbiamo con la Commissione europea per il sistema che non so se conoscete, il PPAMS, Plant Protection Authorization Management System. Anche questo è un progetto dell'Unione europea, della Commissione europea, che è in corso per gestire, diciamo, le autorizzazioni, i dossier delle autorizzazioni a livello europeo. Per il momento solo le autorizzazioni di emergenza vengono aperte da questo sistema, ma è previsto che presto venga utilizzato per tutti i prodotti. E la cosa che volevo dirvi è che questo sistema PPMS utilizza i codici ECHO, in particolare quelli per descrivere i prodotti fitosanitari. E mi avvicino alla fine, perché credo possa essere stato un po' troppo lungo. L'EPPO, come vi dicevo, fa degli workshop, e ci tengo a sottolineare questo perché i workshop, al contrario dei nostri panel, gruppi di lavoro, eccetera, sono aperti a tutti. Dunque, purtroppo, sia nel 2019 che nel 2020 non abbiamo fatto workshop, 2019 per dei motivi più legati alle risorse della nostra organizzazione, mentre nel 2020, logicamente, per le motivi che tutti conosciamo legati all'epidemia di Covid. Nel 2018 abbiamo fatto il workshop sul comparative assessment, sulla valutazione comparativa. Nel 2017 abbiamo fatto un workshop sulla colza, sull'integrated management degli organismi nocivi per quella cultura, eccetera, eccetera. Il prossimo workshop che intendiamo organizzare, o che intendevamo organizzare nel 2020 e poi nel 2021, e ora si spera di poterlo fare nel 2022, è quello sulle tecnologie digitali per la generazione di dati sull'efficacia, diciamo, come tutte queste tecnologie moderne oggigiorno potrebbero aiutare, forse cambiare il modo di valutare l'efficacia dei prodotti fitosanitari. Quindi, insomma, è un workshop che desta veramente molto interesse, abbiamo ricevuto veramente molte richieste, insomma, si spera che nel 2020, normalmente a Eden, nei Paesi Bassi, si dovrebbe organizzare. Qui faccio un annuncio, diciamo, se voi, quanto utilizzatori delle nostre norme, avete altri argomenti che trovate che l'EPPO dovrebbe, di cui l'EPPO dovrebbe occuparsi, non esitate a farceli pervenire. Giusto una parola velocissima per dirvi che praticamente tutto quello che vi ho detto, i dettagli su quello che vi ho detto, lo trovate sul nostro sito web, un nuovo sito web della Apple, e abbiamo anche un conto Twitter, Apple Efficacy, per essere focalizzati sull'efficacia, accanto a quello dell'Apple normale. Diciamo generale, un altro conto sulle piante invasive e così via. E con questo concludo. Scuso, davvero, credo di essere stato un pochino troppo lungo. A voi la parola. Grazie, dottor Lucchesi. Se vuole eliminare la condivisione schermo, così torniamo a guardarci tutti. Il tempo, diciamo, piuttosto lungo è assolutamente necessario perché ha illustrato i tanti e diversi aspetti delle attività di EPPO. Quindi, infatti, devo dire, ha scatenato, oltre che sulla chat, diciamo, visibile per tutti, una serie di richieste, di suggestioni, di indicazioni. Quindi cerco di riassumerne qualcuna. Intanto c'era la dottoressa Bradascio che chiedeva lumi sugli standard per le colture minori, ma credo che delle indicazioni le abbia già date, quindi eventualmente se richiede qualcosa di più specifico, magari invito la dottoressa Bradascio appunto a dirmelo o a metterlo in chat. Mi colpiva quella verso le ultime slide, diceva del problema che riscontrare come EPPO
riconoscimento nei diversi linguaggi o nelle diverse nazioni, magari anche con linguaggi simili, con lingue diverse o simili, sulla terminologia. E in effetti, magari sembra strano, ma almeno per i non addetti ai lavori come me, scoprire che c'è una linea di ricerca internazionale molto interessante che si occupa specificamente di ontologia in agricoltura, proprio per i problemi che ci stanno, di capirsi sugli stessi termini, anche quando il linguaggio è lo stesso, anche lungo la filiera. C'era questo esempio, ad esempio, della lingua inglese di pellet, che a seconda della persona, che è l'agricoltore o il trasportatore, cambia significato e crea una serie di problemi proprio allo scambio internazionale delle merci. Quindi sicuramente è un lavoro molto interessante quello, è utile quello che vi accingete a fare. Allora, qualche richiesta che è arrivata. Inizio un po' al contrario perché è più fresco. Ad esempio, il workshop a cui state lavorando parlava di nuove tecnologie e c'era una bella foto di un drone. Ovviamente c'è l'annoso problema dell'utilizzo dei droni perché le applicazioni sono veramente, almeno potenzialmente, molto interessanti, ma si scontra con l'attuale normativa europea sul fatto che i droni volano e quindi sono apparecchiature aeree, quindi è veramente complicato poi anche fare sperimentazione con questi prodotti. Quindi volevo far presente questo. Una domanda che è arrivata, magari ne facciamo a gruppi perché ne ho veramente diversi, cerco anche di riassumere, è a proposito della divisione in regioni europee per l'applicazione dei diversi standard, che cosa può comportare l'uscita della United Kingdom adesso dall'Unione Europea, se ci possono essere dei risvolti. Ecco, io mi fermerei su questo, poi magari vediamo se ci stanno altre richieste oppure vado avanti con quelle che mi sono pervenute. Prego. Sì, mi sentite sempre però sì. Sì, sentiamo bene. Sulle UK, Io cosa chiedo posso scusa, dire? invito anche chi vuole a mettere in chiaro lo schermo, così magari dovendo fare le cose virtuali almeno ci vediamo, diciamo, questa è una platea che diventa meno virtuale, però fate voi. Grazie. Allora, un po' nell'ordine, allora, per quanto riguarda il Regno Unito uscito dall'Unione Europea, questa è poi una cosa che naturalmente qualcuno che lavora alla Commissione Europea potrebbe essere più indicato di me a rispondere. Devo dire che sì, il Regno Unito faceva parte di quella che è la zona nord dell'Unione. Abbiamo tre zone di valutazione, una zona nord, una zona centrale e una zona sud. Scusatemi, correggo, il Regno Unito era nella zona centrale e spesso so che è una nazione che veniva molto sollecitata per fare le valutazioni zonali. E certo ora sarà diverso, sì, non potranno più partecipare a questo tipo di approccio, che dire, troveremo altre soluzioni. Quello che posso dire è che comunque il Regno Unito partecipa sempre ai panel della EPPO perché logicamente è comunque interessato, insomma, a creare delle raccomandazioni a livello europeo, sempre più l'aspetto, diciamo, di armonizzazione e di valutazione, diciamo, a livello europeo. Quindi confermo che il Regno Unito fa sempre parte dei nostri gruppi di lavoro. Dunque, c'era una domanda sui manual uses. Manual uses, sì, abbiamo ben due standard. Uno è sui principi generali, su come una valutazione dell'efficacia per tali prodotti possa essere effettuata. E un altro è invece che si riferisce più a quelle che si chiamano le tabelle, quelle che ho nominato, le tabelle di estrapolazione, come si può fare, diciamo, l'estrapolazione dei dati e secondo quali principi. Solamente ancora una volta noi diamo solo dei principi generali su come non, in quanto insomma non possiamo soffermarci troppo sui dati specifici. Anche insomma,
Qui non posso che riferirmi a quelle che sono le tabelle che ho presentato in una delle mie slide, e al fatto che sicuramente il nostro database che stiamo sviluppando aiuterà molto a poter facilitare, diciamo, più che altro le industrie che preparano i dossier, e si spera quindi di facilitare l'autorizzazione di prodotti anche sulle colture minori, che come sappiamo, specie in Italia, hanno veramente bisogno di sostanze attive, di prodotti per essere protette. Dunque, C'era questo qualcosa a proposito dei droni? dei droni, sì, ho capito la legislazione, però al tempo stesso, di nuovo il nostro focus è sull'efficacia, quindi penso che i droni possano aiutare, diciamo, a delle valutazioni di campo, anche, diciamo, se non tanto per l'applicazione, ma anche per andare nel campo a vedere cosa un prodotto ha potuto effettuare. Ad esempio nel campo degli erbicidi, no? Per vedere se ci sono dei patch di zone resistenti al prodotto utilizzato, cose del genere. Quindi io insisto che secondo me il drone è una tecnica assolutamente da considerare per la valutazione dell'efficacia. Va bene, poi più che diciamo una richiesta era una considerazione a proposito della valutazione e quindi della anche messa a disposizione dei dati sulle resistenze a prodotti fitosanitari. E la valutazione era che sarebbe estremamente utile, nonostante i noti e annosi problemi, disporre di reti di monitoraggio per la valutazione delle resistenze. Questo potrebbe essere molto interessante se diciamo, ci fosse un'azione congiunta, almeno iniziando con delle situazioni di standard. Sì, è un argomento di cui i nostri gruppi discutono molto, il fatto che il monitoraggio sarebbe necessario. E presto, stiamo proprio in questo momento cominciando degli standard, delle norme internazionali sul monitoraggio. Chissà, forse potrebbero aiutare i paesi a incoraggiarli a farne sempre di più. La Francia è un paese che, come sapete, è molto sviluppato per quanto riguarda il monitoraggio della resistenza, e ci ha molto aiutato, diciamo, la Francia come modello per sviluppare questo database, e si spera che proprio il database possa servire anche a paesi che hanno una disponibilità di dati minori, di poter, insomma, aiutare con pubblicazioni di dati provenienti da altri paesi. Scusatura, posso fare io una domanda al dottor Lucchesi? E magari sentiamo prima il parere del dottor Lucchesi dal punto di vista europeo e poi magari quello del dottor Masci, diciamo, dal punto di vista nazionale. Il problema della dose minima di etichetta, che credo sia un problema annoso del quale si discute, però avere, diciamo, la prospettiva dell'EPPO e poi magari anche del Ministero potrebbe essere utile. Perché? Perché immaginiamo un agricoltore illuminato che utilizza un determinato prodotto con una erroratrice a recupero e quindi non dà tutta la miscela, ma dà ancora meno. Poi va a registrare appunto sul registro di campagna la quantità applicata è più bassa di quella della dose minima di etichette, proprio perché ha recuperato una buona parte, diciamo, del prodotto fitosanitario. E poi magari, diciamo, c'è qualcuno che va a controllare il registro con particolare scrupolo e rileva questa appunto mancanza e poi va magari a multare questo agricoltore che ha fatto, diciamo, un'attività particolarmente buona per l'ambiente, magari ha protetto allo stesso tempo bene il proprio frutteto, vigneto, appezzamento e quant'altro e si trova, come si dice, cornuto e mazziato, quindi, diciamo, particolarmente penalizzato da questo aspetto. Come si può gestire questo elemento? Prima della risposta, si inserisce bene un'altra sollecitazione che per certi versi andava più alla radice del problema, cioè si riuscirà a definire un diverso standard di definizione della dose. Prego. Sì, comincio io? Sì. Sì. Dunque, sì, la dose minima effettiva logicamente è un concetto che è sicuramente chiave nelle valutazioni dell'efficacia di un prodotto, è uno degli standard, diciamo, forse più vecchi che Scusa abbiamo. se inserisco, ma ancora prima,
La modalità di espressione della dose, il primo problema, poi possiamo parlare di minimo e massimo. Ah, scusate. E quindi, ad esempio, banalizzo un po' perché l'argomento è ampiamente discusso. Intanto, la dose è espressa in etichetta, per cui l'etichetta è legge e quindi la dose è norma di legge. E se c'è per un noto insetticida un'applicazione a ettaro, su oliveto di 100 grammi o 100 ml a ettaro, in teoria io su un super intensivo che ha dalle 600 alle 700 piante a ettaro o su un oliveto estensivo che ha ogni 15 metri un olivo, quindi a pochissime piante, devo usare la stessa dose. O per metterla nei termini, se ho appena piantato una coltura arborea con un volume di pianta di pochi decimetri quadrati, è la stessa cosa che se la pianta è in pieno sviluppo. Questo crea ovviamente una serie di problemi che poi si cozzano con gli adempimenti normativi. Sì, mi scuso, ho capito che si parlava della minimum effective dose. Sì, per quanto riguarda l'espressione della dose è un aspetto molto importante per quanto riguarda l'armonizzazione a livello europeo, insomma, per capirsi tra un paese e l'altro. E come diceva, abbiamo da pochissimo adottato un nuovo standard, il 239, l'espressione della dose per i prodotti fitosanitari, in cui c'è veramente un grosso particolare focus sulle piante, diciamo, con crescita verticale, perché praticamente su quelle è stato veramente il grosso, grosso lavoro, perché per capirsi fra un paese e l'altro è stato veramente difficile, ha preso penso 4 anni per mettersi d'accordo, credo. Posso ricordare anche delle grosse discussioni su quelli che è la dose, scusate, a volte non mi vengono i termini italiani, sugli alberi individuali, come succede spesso nei paesi del sud, paesi della Spagna, ma anche l'Italia, eccetera, su come calcolare la dose appunto su un olivo o su un albero, su un agrume, ad esempio. E direi che la nostra norma ancora non dettaglia molto questo aspetto qui, ma è previsto che lo faccia in futuro, perché insomma, mettersi d'accordo fra i vari paesi sulla dose, sull'espressione della dose è veramente non facile, però vi raccomando veramente di guardare, di leggere su questo standard, perché è molto, molto utile. C'è anche un glossario ben preciso di termini inglesi che devono essere usati nel momento delle prove, e anche varie slide che presentano tutti i vari parametri di come vengono misurati, di come si devono misurare i vari parametri in campo. Dottor Masci, vuole aggiungere qualcosa, diciamo, portare il punto di vista del Ministero su questa questione? Sì, grazie. Beh, come ha ricordato lei, chiaramente noi al momento siamo purtroppo vincolati a quello che ci dice l'etichetta. Ora però nel corso della revisione del Piano di Azione Nazionale sulla riduzione del rischio connesso con l'uso dei prodotti fitosanitari, si è aperto un dialogo con il Ministero della Salute proprio per rivedere questi aspetti relativi alla dose minima, perché chiaramente, come ricordava prima il professor Romanazzi, se io ho adesso a disposizione delle nuove strumentazioni che mi consentono di aumentare l'efficacia riducendo la dose di prodotti, sostanza attiva distribuita, chiaramente devo poterlo fare. Ora è chiaro che non sarà un qualcosa che viene diciamo, modificato da un giorno all'altro, però diciamo, c'è una forte apertura da parte del Ministero della Salute, che è competente in Italia per questi aspetti, ad intavolare una discussione. Quindi, diciamo, siamo positivi che lo sviluppo delle nuove tecnologie, quindi ancora una volta, diciamo, lo sviluppo di conoscenze ci viene in soccorso per definire nuovi standard e quindi nuove, diciamo, etichette. D'accordo, grazie. Io ho un'ultima sollecitazione, poi non so se ce ne sono altre che arrivano, e riguarda i prodotti biologici. La richiesta è se, quindi sempre la EPPO, prevede delle semplificazioni per le prove di efficacia di prodotti biologici.
Dunque, come dicevo, sì, ci stiamo, diciamo, orientando sempre di più verso questi tipi di prodotti che ora noi non chiamiamo prodotti biologici, che sono una grossa discussione su come definirli a livello europeo. Preferiamo parlare di prodotti al basso rischio, low risk products. E, proprio ultimamente è stata adottata una norma che, quella, che i principi di efficacia, principi per la valutazione dell'efficacia dei prodotti a basso rischio, che invito la persona che ha posto la domanda a riferirsi, è la norma 296, che presenta, diciamo, tutti i vari aspetti, diciamo, come un suggerimento di come poter armonizzare la valutazione dell'efficacia per questi prodotti. E abbiamo anche, proseguiamo anche con questo tipo di lavoro, in quanto molto recentemente è stata adottata la norma sugli induttori di resistenza, che anche lì, diciamo, che, diciamo, raccomanda vari tipi di tecniche per poterli valutare, perché come potete immaginare, le tecniche non sono esattamente le stesse dei prodotti tradizionali, non ci si può aspettare uno stesso livello di efficacia, quindi, diciamo, un approccio leggermente diverso, un pochino più aperto deve essere sviluppato. Per quanto riguarda, ad esempio, gli induttori di resistenza, i suggerimenti che sono nello standard, le indicazioni che sono nello standard, si riferiscono più a studi preliminari sul livello dell'attività diretta contro gli organismi, per poi passare a dei test di efficacia vera e propria, che si basano in pratica sul controllo del plot non trattato. E ad esempio, continuando con l'esempio degli induttori di resistenza, anche vengono fatte delle valutazioni aggiuntive nel caso, diciamo, che questi prodotti vengono utilizzati insieme ad altri prodotti, in miscugli, oppure nel quadro di un programma IPM, Integrated Pest Management. E in pratica, per come vari principi, vengono elencati vari principi per come valutare il valore pratico di questi prodotti dal punto di vista pratico nel campo, ecco. Grazie. Io invito, se ci sono, c'è ancora qualcuno che sta entrando in stanza, quindi se c'è qualcun altro che ha seguito sulla diretta Facebook, se ci sta qualche altra sollecitazione potete farcela arrivare via chat, o altrimenti se non ce ne sono altre, io di nuovo ringrazio i relatori e ringrazio chi ci ha aiutato nell'organizzazione, ringrazio anche i partecipanti a questo interessante webinar e passo la parola per le conclusioni al presidente dell'IPP, che tra l'altro farà, ritengo, immagino, un annuncio interessante perché anche la nostra associazione si sta interessando alla problematica delle colture minori e degli usi minori. Prego, professor Romanazzi. Grazie Arturo. Sì, veramente ringrazio i relatori per, diciamo, gli aggiornamenti che ci hanno portato e che sono stati utili per me e sicuramente per tutti gli altri coloro i quali, diciamo, hanno, diciamo, seguito questo webinar. Ringrazio anche il dottor Masci per aver dato il suo contributo come, diciamo, portavoce del Ministero nel campo. C'è stata una buona partecipazione sia su Zoom sia su Facebook e poi troverete, magari tanti altri vedranno il video successivamente, troverete il video ad alta risoluzione caricato sul canale YouTube di IPP, quindi se andate sul sito IPP potete, diciamo, trovare tutte le informazioni. Come diceva il dottor Caponero, una serie di iniziative, una serie di altre iniziative seguiranno. Per esempio, proprio il 12 maggio, che dovrebbe essere, se ricordo bene, la giornata che dovrebbe diventare giornata per la salute delle piante, l'anno, diciamo, è passato, diciamo, è passato, facciamo così. E poi ci sarà la giornata, diciamo, la dottoressa Ciampitti annuisce, quindi Dal ricordo. 2022. Perfetto. Dal 2022. Adesso ancora siamo nel 2023.
quindi 2020 post, quindi nel proseguo dell'anno precedente. Stiamo recuperando il tempo perso. E dal 2022, quindi, ci sarà questa giornata. Quindi partiamo già da quest'anno con un'iniziativa sulla resistenza delle piante. Quindi ci sarà il professor Osler che ho visto collegato, che potrà, diciamo, darci il suo punto di vista, e poi ci sarà un'altra relazione che parlerà più, diciamo, dei fitofagi e quindi di questi aspetti relativi alla resistenza. E poi abbiamo in programma, probabilmente, diciamo, nella prima decade di giugno, un webinar proprio sulle colture minori, proprio perché c'è grande interesse su questo aspetto. I principi attivi, magari soprattutto anche quelli che funzionano meglio, cominciamo a vederli sparire. Quelli anche che costano meno e che hanno un più ampio spettro d'azione, sì, magari avevano anche un più elevato impatto ambientale. E già se dovesse scomparire il rame, questo potrebbe creare veramente dei grossi problemi per la protezione delle piante. Sicuramente, per quanto le utilizziamo, potrebbe essere utile, diciamo, per rientrare nei parametri, diciamo, previsti dall'European Green Deal, ma questo creerebbe dei buchi, sia per l'agricoltura integrata e ancor più per l'agricoltura biologica. E quindi, diciamo, il fatto che la ricerca vada avanti, e quindi è meritorio quanto Valdisera Giovanni ci ha detto nell'aprire, diciamo, nuove frontiere che poi possano in parte, o almeno alcune di queste, diventare, diciamo, qualcosa di più di un'idea progettuale che mette assieme una serie di persone che condividono un'idea. Tutto questo può essere particolarmente utile, e quindi vi diamo appuntamento, vi ringraziamo per aver seguito questo webinar e vi diamo appuntamento, diciamo, alla prossima occasione. Quindi grazie a tutti.